Mister, buongiorno. Buongiorno anche ai ragazzi. Volevo chiederti subito, una settimana fa eravamo a parlare di una grandissima prestazione anche non corroborata magari dal risultato finale con il Sassuolo, ma insomma in una settimana sono cambiate tante cose, ci sono state due prestazioni diverse tra loro, ma comunque hanno portato solamente un punto. Volevo chiederti cosa è cambiato in questa settimana. È cambiato che abbiamo fatto due brutte partite, specialmente quella di Cremona, che poi ha condizionato sicuramente anche mercoledì, però sono due brutte prestazioni e quindi c'è poco da dire da questo punto di vista. C'è solamente domani da fare per dimenticare quelle due partite lì, semplice. Buongiorno mister. Ciao Massimo. Da quello che insomma si sente in giro, i tifosi sosterranno la squadra fino al 90° minuto domani, sperando che domani sia una svolta. Tu senti ancora comunque la fiducia da parte della società? Sì, perché se così non fosse c'erano anche le... I risultati non ci sono, poteva sicuramente prendere altre strade, e se oggi siamo qua ad avere la possibilità che domani possiamo invertire la strada, possiamo fare un percorso nuovo, e quindi questo dimostra la fiducia che c'è, sicuramente. Ma è giusto poi che i tifosi esprimano le loro opinioni, però domani sicuramente la squadra ha bisogno di essere sostenuta. Non ce l'hanno mai fatto mancare in tutte le partite, e quindi poi vediamo quello che sarà il risultato. Abbiamo noi la possibilità, abbiamo noi l'opportunità di invertire il percorso che ci siamo complicati da soli nelle ultime partite. Buongiorno mister, le chiedo, siamo arrivati quasi a un giro di boa, no? Dell'inizio di questo inizio del campionato, a breve ci sarà la sosta, ecco, in ottica di questo e dei risultati avuti fino adesso, con la Ternana è una partita da vincere? Sicuramente, è una partita importante, è una tappa del percorso che stiamo facendo, però domani deve iniziare un percorso nuovo ed è una partita sulla quale dobbiamo mettere tutta la nostra attitudine, tutta la nostra voglia di far bene, tutte le nostre idee, tutta la nostra passione, tutto. Siamo responsabili di questo e quindi domani è una partita difficile, lo sappiamo, ma dobbiamo mettere dentro la partita tutte queste caratteristiche che noi abbiamo. E che abbiamo messo anche altre volte, e domani può essere un percorso nuovo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Domani è una partita da dentro o fuori? Cioè una partita che ha solo un risultato a disposizione, è anche una buona prestazione o no? Ci sono state partite dove abbiamo fatto buone prestazioni e non è venuto il risultato, quindi io spero domani possiamo fare il risultato, e quello è fondamentale, mi interessa quello, come interessa ai calciatori, come interessa a tutti quanti. Buongiorno mister, l'allenatore della Ternana Breda ha detto nella conferenza di presentazione che ha un un plus rispetto allo Spezia, che è la novità, ovvero non si sa con che modulo giocherà, se a 3 o a 4. Questa incognita le crea un problema oppure no? Non lo sappiamo come potrà avvenire, e quindi noi sicuramente saremo quelli con la nostra identità, quindi cambieremo poco, perché non recuperiamo quasi nessuno degli infortunati, se non nessuno, anzi forse possiamo avere anche qualche altra situazione dopo la partita di mercoledì. Noi saremo gli stessi e cercheremo di giocarci la partita con quelle che sono le nostre caratteristiche, cercando di fare il meglio. Loro non lo sappiamo, se giocano a 3, a 4 ci adatteremo di conseguenza, quello che interessa è quello che vogliamo fare noi, e noi non ci snatureremo. Allora, visto che hai accennato alla situazione medica, faccio un po' il quadro della situazione, e poi ai ragazzi volevo chiedere come si esce da un momento del genere, sapendo insomma quali magari erano le aspettative prima dell'inizio del campionato.
per quanto riguarda, non sono a disposizione gli stessi giocatori che non erano a disposizione mercoledì, e Zurkowski, e quindi out, Bandinelli, quindi saranno ancora, sono fuori, Ristov, recupereremo per, a disposizione per la panchina Gelasvili, lo recuperiamo, e dobbiamo valutare Ekdal che è uscito con qualche problema dalla partita di mercoledì, e poi vediamo se c'è un altro paio di situazioni, ma abbiamo l'allenamento di oggi ancora per decidere, però quelle che vi ho detto sono situazioni già sicure, già chiare, già definite. No, da questa situazione sappiamo tutti che si esce solo con una cosa, di essere insieme, compatti, e affrontare la difficoltà che abbiamo adesso. E è inutile nascondere, domani è una partita importante per noi, che bisogna entrare in campo con la mentalità e la fiducia di tutti qua, di tutta la squadra, per vincere. Io capisco tutti che è una situazione difficile, tifosi, città, tutti, però domani bisogna essere tutti insieme, dal primo al novantesimo, a conquistare i 3 punti. E quella è la cosa più importante. La squadra c'è, ci siamo tutti insieme, e cerchiamo domani di fare un grande partita e portare il risultato, che è quello che manca. Io volevo solo aggiungere, rispetto a quello che ha detto Nico, che con il lavoro, come stiamo facendo giorno dopo giorno, stiamo creando sempre più certezze. È normale che dopo prestazioni come magari quella di Cremona e quella con il Lecco, che comunque è stata una partita differente rispetto a quella con la Cremonese, magari queste certezze vengono magari a mancare un pochino di meno, però sono sicuro che con il mister e con i nostri compagni ci faremo trovare pronti e daremo battaglia dal primo al 90° minuto. Mister, a Lecco ho visto che insomma hai provato a mettere coda diciamo nel reparto più offensivo. Ora senza Zurkowski dovrei fare altre scelte, però da quando hai modificato l'assetto, quindi per dare più equilibrio alla squadra e cercare di prendere meno gol, manca però sempre un pochino di densità offensiva. No, ti chiedevo se magari avevi provato in settimana anche Mario Antonucci dietro le 2 punte, così. Io penso che andremo con una soluzione di come abbiamo lavorato in questo periodo. È una soluzione che stiamo valutando, anche quella di mettere Antonucci dietro 2 punte, ma non è quello che secondo me fa la differenza. Fa la differenza quello che facciamo in campo, quello che vogliamo fare, l'identità che vogliamo avere, avere a cuore di essere squadra. È nelle mani nostre decidere cosa vogliamo noi fare, avere a cuore quello che vogliamo fare, questo è importante. Questo è importante. Poi al di là di una punta, 2 punte, 3 punte, coda, l'importante è avere a cuore quello che vogliamo essere. Noi squadra, noi tutti. Noi ce l'abbiamo messo fino ad ora, tanto di questo. Non sono venuti i risultati. Io capisco tutto, assolutamente. Non ho mai trovato un alibi, né mai lo troverò. Capisco tutto, però sicuramente vogliamo invertire questa strada. E domani abbiamo la possibilità e vogliamo avere a cuore quello che vogliamo avere, che vogliamo essere. Sì, una domanda che rivolgo a tutti e tre, quindi saluto anche voi due. Vi chiedo, appunto, il mister ha parlato del avere a cuore la squadra, avere a cuore questa squadra. Ecco, voi sentite nel vostro cuore questa squadra, sentite il peso quando scendete in campo, complice a volte anche delle situazioni un pochino, no? Mi viene in mente l'espulsione di Nicolau a Cremona. Ecco, che cosa è successo? Cioè, sono situazioni che sono situazioni da campo o c'è qualcosa dietro? Guarda, rispondo io su questo. Noi la sentiamo questo, espulsione che ho preso io a Cremona, è stato un errore mio, però come giocatore, come giocatori tutti su questa squadra, mettiamo tutto, sentiamo la responsabilità, che è normale che sia, un calciatore deve sentire il peso di questa situazione, se no non va bene. L'unica cosa che bisogna fare
che lo dico di nuovo, concentrati, di essere concentrati per domani, per questa partita che è troppo importante, è l'unica cosa che adesso c'è da pensare, nessun'altra cosa, niente altro, solo domani per prendere i 3 punti e andare avanti, basta. Ma io penso che siamo qui anche per questo, perché è un momento particolare ed è giusto che anche i giocatori, tra virgolette, un pochino più rappresentativi ci mettano la faccia, perché è normale, quando i risultati non vengono, è giusto che anche noi facciamo vedere che comunque siamo incazzati, perché le cose non stanno andando come dovrebbero andare. L'unica strada è quella di mettere quello che abbiamo messo nelle partite come Palermo, e sono sicuro che con quella mentalità e con quella voglia riporteremo anche la gente dalla nostra parte. La domanda che faccio al capitano e anche a te, Cassata, la sentite una pressione di negatività dall'esterno? Perché è inutile dirlo, cioè ci sono state buone prestazioni, non c'è dubbio, molta sfortuna in alcuni casi, qualche errore di troppo in altri, ma per vincere bisogna stare tutti insieme, pubblico, stampa, giocatori, allenatore, società. Come la vivete questa situazione? Sì. No, questa situazione, come hai detto, è inutile che non nascondiamo. Sentiamo tutta la pressione, tutta la negatività che hai detto, nel senso di un tifoso, di tutti i tifosi fuori di città, però è normale. Non stiamo facendo quello che dovevamo fare. Questo è normale, lo sappiamo. Prendiamo tutta la responsabilità noi, la squadra, e andiamo avanti. Come ho detto prima, c'è una partita importante per iniziare a fare tutto il nostro percorso, che fino adesso abbiamo fatto tante partite, abbiamo dimostrato che eravamo, e abbiamo sbagliato 2 o 3 partite che ci ha portato a essere in situazione qua, come queste delle ultime 2. Te lo dico, la squadra, come ho detto prima, è unita, noi siamo e diamo tanto, tutto quello che abbiamo, per portare di nuovo tutta la città, tutti i tifosi, tutti quelli che vogliono bene per lo Spezia, a essere felici e essere insieme con noi. E io non penso che nessuno non sta con noi, con la squadra. Dico per i tifosi che una cosa importante per noi è che sempre è stato. Io che qua sono 3 anni. Grazie. Prego. Sì, sicuramente l'avvertiamo questo, ma quello che è importante è quello che vogliamo fare noi, riportare l'entusiasmo dentro. Non ci siamo riusciti finora. Vi racconto una cosa. Di solito quando un allenatore arriva in una città, quando fa una conferenza stampa, una situazione all'inizio, riceve sempre una sciarpa di benvenuto dalla sua tifoseria o da tifosi. E questo è bello, è significativo, è fantastico. Quando siamo arrivati qua, quest'anno c'era un alone di delusione dopo quello che è avvenuto. Martedì, prima di partire per Lecco, un tifoso è venuto e mi ha consegnato una sciarpa dello Spezia. Ecco, questi sono gesti che fanno piacere, che ti danno il senso di appartenenza. E tu allenatore, tu staff, tu giocatore, vuoi far di tutto se dentro hai una passione, tieni a quello che fai per voler dare soddisfazione non solo ai tuoi giocatori, alla squadra, a te stesso, alla società, ma anche agli stessi tifosi, alla città. Finché sarò qua, io e il mio staff, e penso anche ai miei calciatori, daremo tutto per la maglia. E quella sciarpa lì è un dono prezioso. Grazie. No, penso che è normale che ci sia delusione, perché quando vengono a mancare i risultati sarebbe anormale che non ci sia questo. L'unica cosa che noi possiamo fare è cercare di vincere domenica, perché è l'unica strada che abbiamo per cercare di riportare la gente dalla nostra parte e di ricreare l'entusiasmo per poter proseguire il campionato. Guarda, un attimo una cosa per il mister, poi
abbiamo visto quali sono state le difficoltà anche di adattarsi magari a Lecco, a tutto il contesto, al campo difficile, tutto quello che vuoi, ma è sembrato che una squadra che si affrontasse insomma con tutta quella determinazione, quella voglia che hanno messo loro nel primo tempo, ci mettesse in grossa difficoltà. È l'aspetto mentale della squadra che forse anche in quel momento un attimino ne ha risentito. Pensi che questa squadra abbia la forza però per avere tutta quella forza mentale per ribaltare questa situazione? Sì, la squadra è andata in crisi domenica a Cremona, ha fatto una brutta partita, io personalmente ritengo anche per meriti dell'avversario, perché a volte ce ne dimentichiamo, ci sono dei meriti nostri ma anche per meriti dell'avversario. Mercoledì abbiamo subito, non ho mai parlato di risultato positivo o di bicchiere mezzo pieno dopo Lecco, abbiamo fatto una brutta prestazione, quello che c'è stato è stato il risultato, però ora quello che conta, conta solo domani, conta agire domani, avere a cuore quello che vogliamo essere, questo è importante. Può iniziare un nuovo percorso per noi domani, lo vogliamo tutti quanti e quello che conta è solo domani. Per metterci alle spalle, anche per questo essere tutti, metterci alle spalle questo periodo. Conta domani e vogliamo far bene. Conta un avversario che rispettiamo e sappiamo che verrà qua anche loro per fare la loro partita. Conta però domani. Sì, una domanda al capitano Nicolau, ti chiedo, insomma, tu hai vissuto l'anno scorso la retrocessione, una retrocessione che sicuramente è pesata e ha continuato a pesare anche in questo inizio di stagione, è uno Spezia che è passato da lottare insomma per la retrocessione, insomma, per la salvezza l'anno scorso, adesso sta facendo lo stesso, è una posizione che chiaramente di classifica non vi appartiene, quindi ti chiedo insomma come vi valuti questo inizio di campionato che appunto è appena trascorso e come credi si possa uscire da questa situazione il prima possibile. No, guarda, questa situazione che siamo adesso non era il massimo che potevamo fare dall'inizio, però come ho risposto prima, si esce sempre da queste situazioni e ti faccio un esempio, l'anno che siamo salvati, il primo anno qua, abbiamo partito così, poi siamo riusciti con compattezza a essere insieme tutti e abbiamo conquistato la cosa più la cosa positiva. E anche quest'anno e adesso, in questo momento che è difficile, tutti insieme la squadra deve essere compatta, affrontare la difficoltà, affrontare tutto con massimo impegno e massima responsabilità e solo questo possiamo andare avanti e riuscire domani, e lo dico di nuovo, perché è una partita importante per noi per partire, perché non è l'unica partita dell'anno che fa cambiare tutte le cose. È una partita, come tutte le altre, importante, che bisogna entrare dentro con la mentalità che ha lo Spezia per vincere e per battere fino da primo fino al novantesimo. Volevo fare l'ultima domanda a Francesco. Tu, ovviamente, da spezzino, è la prima volta che giochi nello Spezia. Cosa cambia essere anche così coinvolti, diciamo, emotivamente di scendere in campo per la tua città proprio in un momento di questo tipo? È un senso di responsabilità, è un senso di responsabilità che ti porta a dare di più e sicuramente anche a prenderti delle responsabilità che però sono belle, sono sensazioni positive, sono sensazioni che ti portano a rendere anche di più a volte. E speriamo che con il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni di portare il risultato dalla nostra parte. Grazie.